Il campanaro. Molto bene, molto bene, yeah! Molto bene, molto bene, yeah! Ed ecco l'ambasciatore dello yoga della risata, Fabrizio Albertini, e naturalmente maestro di fotografia con le sue meravigliose perle. Ciao Fabrizio! Allora, salve ragazzi, abbiamo messo un po' d'Africa. Questi sono dei carissimi peluche simpatici. Okay. Per i miei figli. Sì. Quando sono nati li portavamo questi tre peluche, ce ne manca il terzo. Quindi un po' d'Africa, con le banane. Però la cosa che volevo parlarvi oggi è l'essenziale, quello che deve avere un fotografo. E quindi a questo punto io direi i tre obiettivi indispensabili. Con le tre risate. E ci prepariamo. Eccoli qua. Questi sono tre obiettivi che indispensabili perché un fotografo faccia la sua professione. Con questi tre obiettivi io sono andato anche in Africa, diciamo che qui abbiamo i rappresentanti africani, e tecnicamente con banane eccetera eccetera, la risata della banana. Risata della banana! Mangiamo la banana e ridiamo lettera a vocalizzo! E quindi la cosa indispensabile oggi, innanzitutto scusate che ho sbagliato, perché dovevamo iniziare con amore. L'amore è allargando le braccia e diciamo il proprio nome, come in questo caso il mio è Fabrizio, ognuno dica il suo, e quindi mi dico Fabrizio mi amo. Quindi inizio la perla abbracciandomi e dandomi molto amore, perché con questo penetriamo e andiamo a tutte le persone. Lettera a vocalizzo, la risata dell'abbraccio, allora iniziamo così la sessione, piccola perla. Stappo diaframmatico, quarto passo dello yoga della risata, l'abbraccio, con l'affermazione positiva di amor proprio, che ci doccia mentalmente e ci riporta all'essenza. Allora, quindi l'indispensabile per poter fare queste immagini, noi abbiamo le immagini, diciamo, queste con Romossa, con tutti i personaggi, eccetera. The Beautiful Fiction del 1990. E tanti altri. Che Fabrizio Albertini ha fotografato su Grand Hotel. Allora, tecnicamente abbiamo tutti i personaggi. Quindi questi personaggi, io ho lavorato con questi tre obiettivi. Questo è il personaggio importante. Quindi voglio dire che è una perla che per i fotografi è indispensabile avere il grande angolo. Significa 90 gradi, quindi di divisione, per capirci noi fotografiamo il Presidente della Repubblica, tutta la sua stanza, quindi andiamo a fotografare la stanza del Presidente. Poi, quindi ampi spazi. E quindi o i panorami. Questo è l'obiettivo che prende il Presidente, la stanza insieme al Presidente della Repubblica. Questo è l'obiettivo che ha 90 gradi di visione. Questo è un obiettivo a 45, quindi vado a prendere la cattedra del presidente. Benissimo. Dove lui è seduto dietro. Sì. Con questo si prende 45 gradi, solo questo è tutta la stanza, il grand'angolo. Certo, l'ambiente o panorama. Intanto la cattedra. Sì. E con il tele vado a prendere il viso, il volto del presidente. I primi piani del presidente. Quindi è 1, 2, 3. E Stella, facciamo la risata. Apriamo sempre le braccia a Stella e ci facciamo la risata a lettera a vocalizzo. Molto bene, molto bene, yeah. Molto bene, molto bene, yeah. A questo punto una perla con Philippe Leroy, una tua esperienza, ci volevi parlare? Sì, qui abbiamo anche in linea abbiamo Alessio Maria Albertini che ha lavorato 15 anni con Fabrizio Albertini per Grand Hotel ed oltre. E quindi tecnicamente Alessio era un personaggio figlio di Fabrizio che ha lavorato per la Grand Hotel. Che si è trovato benissimo con Philippe Leroy perché a differenza mia Philippe era uno che giocavamo a calcetto dopo aver lavorato, giocavamo a calcetto eccetera eccetera nei posti dove ci troviamo, un carissimo amico.
mi disse, E anche paracadutista. mi disse appunto, ti voglio portare a fare i paracadute. Ho detto per carità, non voglio dire la parola perché se l'ascolta Certo, è certo, meglio non certo. dirla, Ridiamo. però è meglio ridere e tecnicamente ci E invece rileva. Alessio Invece aveva questo Alessio è in diventato comune. paracadutista, lui col paracadutismo ne ha tratto giovamento con Filippo, era un carissimo amico anche di Filippo. E Alessio, dici tu come sei andato con Filippo? Perfetto, va bene, tanto non possono pure non sentire. Comunque adesso i brevetti con lui. Risata del brevetto del paracadute. Ah, Alexio Maria con Filippo Leroy. E vai, la risata del paracadute è lettera A. Grazie Alessio, grazie. ecco Evviva i Filippo, qua paracadutisti. c'è Filippo, eccolo Ed qua. ecco la foto di Filippo Leroy che papà ha Filippo Leroy, fotografato con che Eva, storia. benissimo. Sì, piccinini, c'erano tutti gli Sì, attori. Filippo è pazzesco. Grazie Fabrizio Abbiamo per fatto i queste giornalisti a meravigliose Pireo, foto. abbiamo fatto tantissime cose con Sì, Filippo ed è un grazie. carissimo amico. Grazie E di questo è un cuore. aneddoto che volevamo portare avanti anche con mio figlio. Grazie Alexio Dai, Maria, grazie grazie Alessio, grazie a per questa tutti. perla di sorriso e risata e di gioia. E viva i paracadutisti, Filippo Leroy, Alexio e tutti. E viva Fabrizio Albertini! E il campanaro vi saluta.